dappertutto con quelle scarpe. Io non gliela faccio più con voi inquilini. Andate sempre avanti, indietro, come le mosche, dentro, fuori. E faccio attenzione anche all'ombrello, accidenti. Non mi formi le solite pozzanghere, che poi devo asciugarle io. Non ho preso l'ombrello stamane. Lei non sa che tempo mutevole c'è a Londra? No, laggiù nel Sussex, di dove vengo, piove molto meno. C'è una lettera per lei là sul tavolo. Non capisco proprio chi possa scrivermi. Mi sbaglierò, ma ho l'impressione che si tratti di un invito a nozze. Sì, è proprio un invito a nozze. Glielo manda Dennis Bruce? Sì, è di Mr. Bruce. Quando sarà il matrimonio? È stato ieri. Bah, restammo di stucco io e Mrs. Mackey quando ci disse che partiva per andarsi a sposare. A me lo disse la prima volta che l'incontrai, che era fidanzato con una ragazza di Edimburgo. Ah. Io credo che Mrs. Mackey sperasse che lei si sarebbe fatta un po' più avanti. Ma è ridicolo. Perché avrei dovuto far questo? Perché ora non avrebbe bisogno di star qui a cercare lavoro e a preoccuparsi per pagare l'affitto di 3 settimane a Mrs. Mackey. Sa, comincia a perdere la pazienza. Torno adesso dall'ufficio di collocamento. Avrò presto lavoro. Ma certo, se non mirasse troppo in alto, ci sono molti posti liberi, per esempio come il mio. Ma suppongo che una bella signorina come lei non vorrebbe mai adattarsi a questo. Il dottore mi ha detto di stare ancora in riguardo. Ah. Mia sorella si è fatta anch'essa togliere l'appendice. E spazzava e puliva come il solito la settimana dopo. E non ha disturbi? Nulla la disturba più ora. È morta. Ma non è stato l'onesto lavoro che l'ha uccisa. Berta, ecco un'inserzione molto interessante. Cercasi segretaria, serio lavoro ben retribuito. Presentarsi all'agenzia di collocamento Ellison. Segretaria, seduta a scrivere tutto il giorno, ma le sembra un lavoro. Se ci vado subito, forse mi assumeranno. Devo riuscirci. Perché è venuta a Londra, Miss Ross? Perché ho dovuto operarmi di appendicite. E si è completamente ristabilita dopo l'operazione? Certo, certo. Io sto benissimo adesso. Non mi sembra. Lei vive con la sua famiglia? No, non ho famiglia. Né marito, né fidanzato? No. Ne è sicura? Certo che sono sicura. Le faccio queste domande un po' indiscrete perché io posso offrire un'ottima situazione ad una signorina come lei senza responsabilità familiari, senza legami romantici. Mrs. William von Hughes, al 190 di Henrik Square. Mrs. Hughes ha già avuto 3 segretarie da questo ufficio quest'anno, ma ognuna di esse ha sempre lasciato subito il suo servizio per una madre malata o una sorella da assistere, oppure, come accade spesso, per un giovanotto. Perciò Mrs. Hughes ora vuole una ragazza che possa stare con lei almeno un anno. Oh, certo che posso. Non ho legami né giovanotti. Sono assolutamente sola. Le sue referenze mi sembrano essere in ordine. Lei è adatta per Mrs. Hughes. Beh, facciamo pure una prova. Spero che non mentisca per trovare lavoro. Voglio lavoro, ma non mentisco. Non ho genitori. Mi è rimasta soltanto una zia che vive in America. Mrs. Hughes, credo di aver trovato una ragazza eccellente per lei. Posso mandargliela per un avvocamento? Oh, passerà lei dal mio ufficio tra pochi minuti? Certamente. Dirò a Miss Ross di attenderla, così potrà vederle e parlarle qui. Grazie mille. Ho l'impressione che potremmo proprio andare d'accordo. Non è vero, Miss Ross? Io me lo auguro, Mrs. Hughes. Oh, Miss Rose sembra rispondere a tutti i nostri desideri, non credi, figliolo? Sei tu che devi decidere, mamma. Beh, allora io decido in senso favorevole, sempre se lo stipendio le sembri soddisfacente. Oh, mi sembra più che generoso. Allora va bene, cominci il suo servizio questa sera. Questa sera? Oh, io ritengo inutile perdere tempo. Noi abbiamo ormai deciso, non è vero? Più presto comincia, meglio sarà. Non sapevo di dover dormire da lei. Miss Hughes offre sempre tutte le comodità alle sue segretarie. Ho sentito molto decantare la bellezza della sua casa. Oh, sono sicura che si troverà bene da noi. Ora corra via, prepari le valigie e venga da me più presto che può. Ah, ecco.
un piccolo anticipo sul suo salario per fare qualche spesuccio. Io sono confusa. Oh, sciocchezza, bimba mia. Prenda pure e si consideri di famiglia. Lei è molto buona, Mrs. Hughes. Grazie, Miss Ellison. Buongiorno, Mrs. Hughes. Buongiorno, Miss Ross. Arrivederci a stasera. Ma si ricordi una cosa. Alle 9 desidero che tutti siano già a casa. Cercherò di arrivare anche prima, Mrs. Hughes. Brava. E faccia buone spese. Grazie, arrivederla. È perfetta. C'è perfino somiglianza. Tutti i miei complimenti, Spax. Grazie tante, signora. Peter? Dica, Mrs. Hughes. Credete vi abbia visto? No, signor. No, non può averlo visto. Non fatevi mai vedere, specialmente a casa. Beh, adesso sbrighiamoci a chiudere l'agenzia. Non ne abbiamo più bisogno. Giulia. Ma che cosa fai qui? Non lo vedi? Sto riordinando i miei abiti nuovi. Dov'è tua moglie? Non vi siete sposati? Ma sì e no. Abbiamo chiesto la licenza e mandato le partecipazioni. Lei ha ricevuto una montagna di regali. Io ho dato una cena di addio ai compagni e poi ci siamo accorti che eravamo già stanchi l'uno dell'altro. A lei non piaceva che continuassi a chiamarla Giulia? La chiamavi così? Per l'abitudine di chiamare te. Un giorno ha tanto insistito per sapere chi tu fossi e glielo dissi ed essa diventò furiosa. Non riesco a capire poi per quale motivo, e te? Ma io pure no, non lo capisco. Giulia, esci con me questa sera, festeggeremo il mio matrimonio andato a monte. Mi dispiace, Dennis. Oh, ma no, stasera. Quando vorrai, ma no, stasera. Ho trovato lavoro e devo fare le valigie e presentarmi subito. Io dormo sul posto, capisci? Ma che lavoro fai? Sono segretaria di Mrs. Hughes e di suo figlio. Il figlio è piccolo? No, ha la tua età, credo. Oh. Beh, allora lascia che ti accompagni. Dove stanno? 190, Eric Square. Ma non sta bene che mi accompagni, perché poco fa ho detto alla signora che non avevo né famiglia né fidanzato. Non sono il tuo fidanzato. O lo sono? Non lo so. Lo sei? Ciao, Dennis. Ci vedremo un altro giorno. Venerdì, in piazza alle 7:30, va bene? Va bene. Mrs. Mackey? Mrs. Mackey! Mrs. Mackey è andata al cinema e mi ha lasciata a lavare i piatti. Io me ne vado, Berta. Consegna a lei il denaro per Mrs. Mackey. Quell'agenzia mi ha dato lavoro. Mandi la ricevuta a questo indirizzo. Devo far presto. Addio e buona fortuna, Berta. Grazie. Buona fortuna. Ecco la mia fortuna. Ah, buonasera, Mr. Ross. Buonasera. Vede, sono io di servizio. Mamma è andata a letto, le cameriere sono andate al cinema. Così non le dispiacerà se l'accompagno fino alla sua stanza. Oh, fatto. Prego, lasci che l'aiuti. Grazie.
quanto tempo dormirà? Tutto il tempo che a noi serve. Qui ci sono i vestiti. Distruggete la sua roba, tutta la sua roba. La borsa pure? La borsa pure. Mrs. Hughes, Ralph. Metti via quel coltello. Cerca di ricordare. Domina questi tuoi istinti che sono stati la sola causa di tanti guai. Chiedo scusa. Sta tranquillo. Adesso io ho molto da fare. Aiutami. Cerca forse qualcuno? Sì, ma non mi hanno aperto. Lo credo bene, sono partiti tutti. Così all'improvviso? Già, sono partiti all'improvviso. Forse questa notte alle prime ore del mattino, senza che nessuno se ne sia accorto. E lei non sa dove sono andati? No, non lo so. La gente spesso ha bisogno di partire così in fretta. Ma Giulia non mi aveva informato. Una sua parente? La mia ragazza. Lei vuole che la accompagni alla centrale a stendere una denuncia? No, no, non è il caso. Tutto si spiegherà facilmente. Ma naturale, signore. Domani riceverà certo notizie della sua ragazza. Tante grazie e buonasera. Buonasera, signore. Mrs. Mackey è sicura che Giulia non le abbia lasciato il nuovo indirizzo? Io potrei avere scritto male il numero della casa. Le ripeto che Giulia Rose non mi ha lasciato niente e ho fatto un grosso sbaglio a farle credito per la pigione. È fuggita di nascosto senza pagarmi come fanno i ladri. Non posso crederlo. Se avesse truffato lei di 10 sterline e 10, allora certo lo crederebbe. Come? Ma a me ha lasciato solo 2 sterline. Cosa? E aspetti adesso a dirlo. Ah, lei non crederà che io abbia taciuto per qualche brutto motivo. Dammi quei soldi. Avanti! Perché non provi a vergognarti? Li conservavo per darglieli dopo. Ricordati che informerò subito la polizia se ti ci provi un'altra volta. Non mi ci proverò, scusi tanto. Non vi aveva lasciato anche l'indirizzo? Sì, ma l'ho strappato. Non ricordate il numero della casa? Crede che legga le lettere degli altri? Oh. Berta, voi dovete ricordarlo. Io ricordo solo che ho avuto il posto dall'agenzia Ellison che aveva messo un'inserzione sul giornale. L'agenzia lo saprà l'indirizzo. Oh, ma certo, Berta. Agenzia Ellison. Ma non può esserci nessuno a quest'ora. Ehi, amico, lei perde il suo tempo bussando a quella porta. Ma devo trovarli stanotte. Stanotte, caro? Ma sono volati via. Se ne sono andati in silenzio, come se ne va la nebbia al sole. Padrone di casa avrà il loro nuovo indirizzo. Ma sono io il padrone di casa e il loro nuovo indirizzo non mi interessa per nulla. In questo stabile abbiamo l'abitudine di non rivolgere mai domande. Tutto ciò che non si sa non fa male a nessuno, le sembra? Ma io debbo sapere. Ma perché non aspetta fino a domattina? È forse di notte che si va alla ricerca di impieghi? It's for play. Mm-hmm.
Buongiorno, signora. Spero che si sentirà meglio quest'oggi. Chi è lei? Io sono Alice, signora. Ecco, faccia colazione. Non ne ho voglia, grazie. Ma là su quel calendario c'è scritto sabato. Ma deve essere venerdì, di certo. È venerdì, vero? No, signora, oggi è proprio sabato. E venerdì, cioè ieri, lei ha dormito tutto il giorno stanca del viaggio. Ma dove sono? Si può sapere? Ma signora, lei è nella sua nuova casa che mi ha fatto preparare ormai da più di una settimana. Io l'attendevo di giorno in giorno, sa, dopo aver ricevuto il suo telegramma col quale mi diceva di mettere in ordine sia house che aveva comprato. Suppongo che abbia dovuto attendere di star meglio per mettersi in viaggio. Ma la Cornovaglia è un luogo molto salubre e l'aria di mare le gioverà certamente. Cornovaglia? Ma è a molte miglia da Londra. Qua giù, cara signora, nella nostra vecchia Beverton si vive tanto bene, forse meglio che a Londra. Ora, beva un sorso. Ah, devo tornare subito a Londra. No, non può alzarsi, Mrs. Hughes. Mrs. Hughes? Prego, si rimetta a letto, Mrs. Hughes, o peggiorerà di nuovo. Oh, adesso tuo marito è tanto in pensiero per lei, sa. Mio marito. Oh, Mrs. Hughes. Marian, tesoro, come ti senti? Un po' meglio stamattina. Molto meglio, non è vero, mamma? Molto meglio, cara. Il mio nome non è Marian e non sono sposata né con lei né con altri. Sono stata assunta come segretaria. Che commedia è questa? Perché abbiamo lasciato Londra? Tu hai di nuovo una delle tue crisi, vero, Marian? Io non sono Marian e non ho crisi. Va bene, cara, non inquietarti. Adesso prendiamo il tè. E poi tu riposerai un paio d'ore come il solito. Il tè è freddo. Oh, Alice, portate subito un po' d'acqua calda, prego. Sì, signora. Non so che cosa significhi questo, ma vi assicuro che avrete dei seri guai se non la finite immediatamente. Lo sapete benissimo che sono Julia Ross. Marian, cara, ti prego non agitarti in quel modo. Sarai presa poi da un nuovo attacco. Attacco? Attacco di cosa? Di nervi, cara, solo di nervi. Vorremmo che ti rendessi conto che sei qui con la tua famiglia. Oh, vedrete. Mary, amore, controllati. Giù le mani. Dovresti capire che stiamo facendo il possibile per guarirti. Mi lasci! Se non la smettete, vi farò arrestare! Ma perché fate così? È tanto stupido questo scherzo. Quella è la donna dell'agenzia. Che cosa fa qui? Alice, portate l'acqua calda. Sì. Alice, lei è di queste parti, vero? Allora mi aiuti. Non sono sua moglie, non so quello che succede né perché. Ma la prego, chiami la polizia, la chiami subito. Mi aiuti. Certo, certo che Alice ti aiuterà. Tutti noi ti aiuteremo, ma ora prendi il tè, cara. Alice, abbiamo qualche commissione da farvi fare in paese. Sì, signora. Non lo voglio. Conterrà certamente del sonnifero come la prima volta. Bevi il tè, Marion. Per chi l'ha scambiata? Oh, sembra per la donna di un'agenzia. Ieri l'altro mi scambiò per la regina. Povera signora, mi fa tanta pena. Così giovane e graziosa. Se non si sapesse che è strana in quella maniera, si giurerebbe che dice la verità. È un gran pensiero per Mr. Ruff e per sua madre. Hanno già speso una fortuna in dottori. Sarà matta per tutta la vita. Dite sempre malata. Oh. E quando andate in paese, cercate di non far pettegolezzi sui vostri padroni. Oh no, Mrs. Pack, io non ho questa abitudine. Però non vogliamo apparire superbi, quindi risponderete a qualsiasi domanda vi rivolgano circa... Oh, non si preoccupi, saprò regolarmi molto bene. Thank you.
Marian, che succede? Perché hai rotto lo specchio? Ho lanciato qualche cosa. Contro chi, cara? Pensavo fosse lei. Tesoro, io ero a letto. Hai avuto un altro incubo. Ma io ho visto bene lì due grandi occhi che mi fissavano. Ecco quello che ha visto. Il gatto. I due grandi occhi che ti hanno fatto tanta paura erano i suoi, figliuola mia. Ho visto anche la mano di un uomo qui sul letto. Nessuno avrebbe potuto entrare in camera. Avevo chiuso a chiave, per timore che potessi alzarti dormendo e farti male. Quell'uomo si sarà nascosto qui prima. Vuol dare un'occhiata in giro? Se nessuno poteva entrare nella camera, di dove è venuto allora il gatto? Forse dalla finestra. Eppure un gatto potrebbe scalare quel muro. Ralph, sta fermo. Hai visto, non c'è nessuno. Porti via subito il gatto, qui riordiniamo domani. Sì, signora. Se lo desideri, cara, posso passare il resto della notte con te? Perché mi avete portato qui? Che cosa progettate in mio danno? Il vostro scopo è quello di farmi impazzire, vero? Voglio sapere che cosa volete fare di me. Ma nulla, Marian. Nulla, solo cercare di guarirti. Ecco tutto. Perché non tieni la luce accesa se hai tanta paura? Buonanotte. Oh, Mrs. Mackey, niente per me? Niente per lei. È sicura? Come potrebbe essere già arrivata una lettera? È solo lunedì? Lei perde il suo tempo e farà tardi in ufficio. La professione di legale non mi tiene tanto occupato. Vedremo come si spiegherà. No, le donne non si spiegano mai, specialmente se hanno torto. Spero che arrivi qualche cosa nel pomeriggio. Tenga. Oh. Se c'è posta, la prego, non perda tempo e mi avverta. Mi chiami in ufficio, il numero lo sa, le darò altri 5 scellini. Oh, grazie. Grazie, arrivederla, Mr. Bruce. Il vassoio, Mrs. Hughes. Oh, Alice, mi ha fatto paura. Cercava qualcosa, signora. C'è un'altra entrata in questa camera. Un'altra entrata, signora? La porta è sempre chiusa a chiave, ma... La tengono chiusa per timore che lei esca sola. Ma qualcuno però entra qui. Oh, se mi vogliono uccidere, perché non l'hanno ancora fatto? Sta male, signora? Molto male. Mi danno sonniferi per farmi dormire, mi mandano fantasmi per svegliarmi. Alice... Perché non mi aiuta? Vuol fare qualcosa per me? Ma certo, signora. Allora vada subito alla polizia e la informi di tutto. Io poi le manderò del denaro da Londra. Perché parla così, signora? Non è giusto, scusi. Mi permetta di dirglielo. Lei ha una bellissima casa, buone conoscenze, bei vestiti. Tutto quello che di meglio c'è nel mondo. Ah, sciocchezze. Ma non sono sciocchezze. Lei si lascia ossessionare da un suo male immaginario. E così si agita. Si tormenta sempre. E questo è l'errore. Provi a immaginarsi qualche cosa di più bello. Per esempio, di essere guarita del tutto, signora. Ma io non sono malata. Alice, se lei volesse accontentarmi. Andate, Alice. Sì, signora. Ma come, Marian? Alzata e in giro? Impazzirò se non mi lasciate uscire di qui. Per farmi bere quel tè, suo figlio mi ha fatto male. Davvero? Ora mi vesto e scendo con lei. Ma certo, cara. Nessuno di noi te l'impedisce. Cambiare stanza può giovarti. È la mia misura. Naturalmente. È uno dei tuoi vestiti, Marian. È inutile chiamarmi Marian quando siamo sole. Basterà che lei mi chiami così quando c'è Alice. Ma se prima esisteva una Marian Hughes, dov'è ora? Ah, sbrigati, cara, e raggiungici di sotto.
Ralph, devi cercare di essere più cauto. Non lasciarti trasportare dalla collera. Va bene, mamma. È molto pericoloso lasciarle dei segni addosso. Dovevo pur farle bere quel tè, mamma. Non bisogna che ci siano prove di violenza. Smettila, smettila! Coltello. Marianne cerca di fuggire. Raggiungila! Sono Mrs. Hughes. Ho bisogno di uscire. Mi apre il cancello. Mi dispiace, signora, ma non posso aprire. Le giuro che è tutto falso ciò che l'han detto di me. Non sono pazza io. Ma lei lo crede, vero? Ma nessuno può credere questo, Mrs. Hughes. Si tratta soltanto, ecco, che lei ha bisogno di qualche cura. Vado a telefonare ai padroni. Saranno certo in pensiero. La prego, non telefoni. Fai qui sola? Io? Niente, volevo andare un po' a passeggio. Le stavo appunto telefonando, Mr. Hughes. Grazie, non bisogna spaventarla. Verrò io con te a passeggio. Andiamo a vedere la proprietà. Grazie, Evans. Mi comincia a chiedere se lei e sua madre non abbiano ragione. Ormai io penso di essere veramente ammalata. Davvero, Marian? Sì. Ma non ricordo proprio nulla del mio passato. Come mi chiamavo prima che ci sposassimo? Campbell. Marian Campbell. E i miei genitori dove si trovano? Sono morti, Marian. E non ho parenti o amici che vengono a trovarmi? No. O a cui scrivere? Non hai nessuno. Non è bello guardare il mare e udire quello che dice. A te non dice nulla, vero? Ecco quel che mi piace del mare. Non dice mai i suoi segreti. E ne ha molti. Molti segreti. Io vorrei andare da un dottore. Alice afferma che quello del paese è bravo e mi aiuterebbe, certo. T'han visitato i migliori specialisti. Io darei il mio sangue per guarire la mia sposa. Dove ci siamo conosciuti? Non riesco a ricordarlo. In Svizzera. Che facevamo là? Io ero ospite di amici, tu andavi a scuola. Che scuola? Perché non ricordiamo cose più piacevoli? Per esempio le nozze.
Qualcuno del paese vuol parlarci. Digli di non farli entrare. Oh no, daremo sospetto. Apri pure, Evan. Sì? Chiudi Marian nella sua stanza. Cerca. Grazie di essere venuto subito. Lei non è un poliziotto. No, non sono un poliziotto. Marian, cara, prego. Buongiorno, sono buongiorno. Mrs. Hughes e questa è mia nuora. Sono il vicario Jonathan Lewis. Le presento mia sorella, Mrs. Robinson. Piacere. Con mio cognato. Tanto piacere. Ma forse disturbiamo, signora. Oh. Desideravamo, signora, porgere il nostro saluto e dirle che avvicini amichevoli. Oh, grazie, vogliamo entrare? Grazie. Oh, ecco mio figlio. Ralph, questo è il nostro vicario. Felicissimo. E tanto Mrs. Piacere. Robinson. Tanto piacere. E Mr. Piacere. Robinson. Piacere, signore. Piacere il mio. Vi prego, ascoltatemi. Mi tengono chiusa qui con la forza. E ne ignoro la ragione. Dovete informare la polizia. Scusatemi, amici miei, mia nuora è molto turbata oggi, Ralph? Le sono tanto grata, vicario, di questa sua gentile visita. E anche a loro sono grata. Il paese ci è parso così grazioso e accogliente che ne siamo innamorati. Ve ne scongiuro. Ascoltatemi, mi hanno assunta come segretaria e poi mi hanno addormentata e rapita. Oh, mi dispiace di non essere venuta in chiesa ieri. Anche mio figlio voleva venirci, ma la nostra Maria era tanto stanca del viaggio e non potevamo lasciarla sola. Vogliono accomodarsi, sì, Mrs. Robinson? Sì, si sieda, prego, oh, sì, vicario. Sì, grazie, sì. Suppongo che in paese si parli già molto di me. Lo suppongo anch'io. Pettegolezzi se ne faranno. È una cosa che si immagina facilmente. Ma c'è un'altra cosa che non immagina. La polizia verrà qui oggi ed essa non crederà a tutte le vostre menzogne. Alludi a quel pezzo di carta che ha trovato il portiere? Non è stata forse una scena terribile? Io non potevo più guardare Mrs. Hughes in volto. E quel povero signor Hughes che pena faceva. Io mi metto dietro. Ma no, vieni davanti, c'è posto. Per quanto non parlasse, quel giovanotto si capiva che era profondamente addolorato. Ah, sì, un uomo serio, un vero signore, si vede. Che disgrazia per lui. Tranquillo come questo forse gioverà quella poverina. Alice però ha detto alla nostra cuoca che Mrs. Hughes sta sempre peggio invece, per quanto la famiglia non l'ammetta. Susan, ti prego di non fare pettegolezzi. Ma come si è ammalata? Ha avuto un grande esaurimento e circa un anno fa ha perso la ragione. Oh, pensa se accadesse anche a me. Oh. Di chiedere a Hughes una cosa che mi interessa e torno da loro. Scusi, vicario. Ha visto mia moglie? Sì, sì, è qui. Si è nascosta nella mia macchina. Se la cosa l'avessimo ideata noi, non sarebbe riuscita meglio. Ora tutti sapranno che non è responsabile dei suoi atti. E allora perché non procediamo invece di attendere? Perché ci manca un altro elemento, caro.
E il più importante. Qual è, mamma? Il nostro alibi, figlio. Che cosa vuole? Non è così che una moglie deve accogliere il marito. Moglie? Ti prego di non aver paura. Io continuo a illudermi che noi possiamo divenire amici. Smetta questo scherzo infame. Non è uno scherzo, perché io ti amo, Marian. O forse preferisci che ti chiami Giulia? Ma non si avvicini. Aiuto! Alice! Ah! Alice! Mister Ralph! Marian, ritorna in te. La signora voleva gettarsi dalla finestra. Chiamate mia madre. Sì, signore. E poi trovate qualcuno che metta delle sbarre a tutte le finestre. Non si può lasciare sola mia moglie. Sì. Presto! Buongiorno, signora. Buongiorno. Dio mio, signora, non è andata a letto affatto ieri sera. No, non posso andare a letto. Non devo più né mangiare né dormire. Porti via tutto. Via questa roba. È avvelenata. Oh no, signora, non deve eccitarsi in questa maniera. E perché no? Sono sempre chiusa a chiave, cercano di uccidermi. Non lo dica, signora. Anche lei è come gli altri. Cosa succede? La povera signora è sconvolta. E chi non sarebbe sconvolto? A te piacerebbe trovarti al mio posto. Mi tengono qui come una belva in gabbia. Hanno terrore di lasciarmi uscire. Hanno paura di ciò che racconterei. Non osano neanche mandarmi in automobile per paura che la gente scopra come mi trattano. Ma non ha che da chiedere se vuol fare una passeggiata in automobile. Ne saranno contenti e le farà molto bene. Ma certo, naturale. Trovo che questa è una meravigliosa idea. Potrai correre liberamente lungo la costa fino al faro. Voglio che Alice venga con me. Ma io devo accudire alla casa. Ti prego, Alice. Contentatela pure, il lavoro aspetterà. Andate giù a dire che preparino la macchina. Sì, signora. Sarò pronta tra un momento. Non aver fretta, cara. Devi dar tempo a Ralph di far colazione. Ma tenterà ancora di fuggire? Senza riuscirci. Che l'imposti. Non farà più danno. Ma perché complicar così le cose? Non capisci. È ciò che pensano in paese che conta. Voglio che credano che noi la contentiamo in tutto, specie dopo quello che è accaduto ieri. Perché mi stai così lontano? Su, avvicinati. La gente ha da vedere che bella coppia siamo. Non è vero, Alice? Hai scritto a qualcuno? Sì, a un amico a Londra. Non l'hai chiusa? Perché avrei dovuto chiuderla. Lei non me la farà spedire. Quale immaginazione. Sbagli di nuovo. Appena arriveremo in paese, impostala. Thank you.
Miss Robinson! Oh! Buongiorno, Mr. Hughes. Buongiorno. Mrs. Hughes, sono lieta di vederla. Si sente un po' meglio oggi, signora? Non sono mai stata malata. Dammi la lettera, cara. La buca è a due passi. Preferisco impostarla da me. Buongiorno, Miss Robinson. Buongiorno. Aspetta un momento. Saluta anche Mr. Robinson, cara. Questa lettera quando arriverà a Londra? Domani. Molto bene, grazie. È stato un piacere, mia cara. Insomma, decidiamoci ad agire. Voglio che ogni particolare sia convincente. Tutti devono essere persuasi del suicidio. Quando avverrà? Stasera, perché in caso che Dennis Bruce arrivi, non bisogna che la trovi qui. Come può rintracciarci? Col timbro postale. Il timbro di quella lettera? Non ci avevo pensato. Ma perché questa imprudenza? Un'imprudenza senza rischio. Nessuno qui ha mai sentito nominare Julia Ross. È vero, nessuno. Salvo Spax e Peter. Dovrei buttarli in mare prima di lei. Oh, non daranno fastidio. Sappiamo troppe cose di loro. Tutto questo accade a causa dell'altra. Ralph, non me l'hai mai detto. È stata una disgrazia? O hai voluto ucciderla prima che facesse testamento? Non lo so io. Da principio mi amava. Ma poi si accorse che dilapidavo le sue sostanze, che le avevo mentito circa le mie, e comprese perché l'avevo sposata. E pianse. Piangeva sempre. Mi ossessionava. Così presi il coltello e... Smettila, smettila! Non toccarmi! Il coltello. Ralph, sono qui per aiutarti. Avremmo dovuto chiamare la polizia, dire che un ladro l'aveva uccisa per derubarla. Coi segni delle tue mani sul corpo e sul volto così straziato. No, non era possibile farla vedere.
avvelenata, chiami il dottore, presto! Cosa? È là stesa sul pavimento, bisogna chiamare il dottore! Correte giù, fate portare del latte, è necessario fare qualche cosa in attesa del dottore. Sì, signora! Perché provi a salvarla? Non vogliamo che si muoia. Non essere stupido, Ralph. Noi dobbiamo comportarci come se fossimo addolorati. Ma se si è avvelenata? Potrebbe essere un trucco per parlare ad un medico. E tu lo chiamerai? No. È abbastanza facile darla ad intendere a questi stupidi paesani. Ma un medico la sa più lunga. E cosa faremo? Se si è avvelenata effettivamente, o è morta o morirà. Ma se è un trucco, le chiamerò io un buon dottore. Mary, mia cara, ecco il dottore. È venuto a curarti. Voglio parlargli da sola, vada via. Sì, cara. Dottore, senta, non mi sono avvelenata. E non sono Mary Hughes. Sono Julia Ross e posso dimostrarlo. Le giuro che dico la verità e che non sono pazza. Chiami al telefono Dennis Bruce di Londra, le dirà tutto di me. Ma davvero lei non si è avvelenata? No, ho finto per chiamarla qui. La prego, mi porti via. Magari in un ospedale, se mi crede pazza. O dove vuole, ma lontano da questa casa. Lo so che le sembro demente. Ma solo per colpa di questi assassini, che dopo aver ucciso e gettato in mare la vera Miriam, ora vogliono, per salvarsi, seppellire me con il nome di quella sventurata. E come sa che tentano di ucciderla? Li ho sentiti parlare. Mi porti fuori di qui, anche soltanto per poche ore. È tutto ciò che le chiedo. Fino a domani mattina. Domattina Dennis Bruce arriverà e io sarò libera e salva. Ma cara, tutto ciò è molto strano. Come fa ad essere sicura che il suo amico arriverà domattina? Sono riuscita a mandargli una lettera. Essi l'avevano sostituita con un foglio bianco. Ma io però l'ho sostituita a mia volta con un altro foglio scritto. E quando l'ha impostata? Ieri, dottore. E l'avrà già ricevuta. Basta ora, Peter. Peter. Peters. Lei non è un vero dottore. Te l'avevo detto di non lasciargliela impostare. Forse non l'ha ancora ricevuta. Peter, correte a Londra, recuperate quella lettera prima che sia consegnata. Prendete la mia macchina e partite. Il suo esatto indirizzo? Dennis Bruce, 51 Carrington Street, Bloomsbury. 51 Carrington Street. Ho chiamato il dottor Keller, Mrs. Hughes. Non è troppo tardi? Oh, no. Ma le ha detto che veleno ha preso? Oh, non ha preso nessun veleno, caro dottore. Essa ha voluto spaventarci come il solito. Oh, io sono dolente che lei si sia disturbato per nulla. Ma ecco, già che ormai si trova qui, spero vorrà usarmi la cortesia di visitarla. Potrà darle qualche cosa che la calmi. Certo, sì. Oh. Miriam, apri la porta. Vada via, non voglio vedere nessuno. Ma Miriam, cara, ti prego. Non aver paura. Il dottore non ti farà alcun male. No, non mi farà alcun male. Mi ucciderà soltanto, come voi volete. Oh, è finita. Povera figliuola, non guarirà mai più. Oh, dottore, cosa dobbiamo fare? Essa vede in tutti noi dei nemici. Perciò ha tentato d'uccidersi. Ora non è possibile parlarle. È troppo sconvolta. Io suggerirei di portarla all'ospedale e tenerla in osservazione per qualche giorno. Oh, dottore. Oh, mio figlio non vorrà mai separarsi da lei. Ma è necessario per la sua sicurezza. Cercherò di persuaderlo, dottore. Egli ama tanto Miriam. In ogni modo, ripeto, proverò a convincerlo. Io farò tutti i preparativi e verrò questa sera a prenderla. Dottore, le dispiacerebbe venire domattina? Ma come vuole. Farò del mio meglio per guarirla. La ringrazio tanto, dottore. Buongiorno. Buongiorno, Mrs. Hughes. Il dottore verrà a prenderla domani mattina. Sarà pronta. Molta fretta.
Desidera? Ha una camera da affittare? Sì. Terzo piano, finestra sul cortile, 20 scellini alla settimana. Ma accompagna a vederla. Le manderò la donna perché col mio mal di cuore devo evitare di fare troppe scale. Berta! Berta! Quella lì non c'è mai quando se ne ha bisogno. In ogni modo è una stanza molto pulita, sarà certamente di suo benissimo, gusto. La prendo, è inutile che la veda. Verrò questa sera con i bambini. Ehi, che bambini? I miei tre figlioli. Oh, un po' vivaci, ma buoni. Permetterà che giochino sulle scale. No, scusi, mister, ma non voglio bambini in casa. Ma non posso farle dormire sulla strada, quelle creature. Provi a chiedere più avanti, è una certa Miss Eligurt. Sta proprio all'angolo. Ah, va bene, ho capito, mille grazie. Ragazzini, cani, se li prenda qualcun altro. Mr. Bruce? Strano. È strano, l'ho posata qui un momento fa. E qui è entrato soltanto quel tipo. Ehi, che scherzo è mai questo? Ehi! Ehi! Fermate quell'uomo! Fermatelo! Fermate quell'uomo, è un ladro! Fermatelo! Immaginavo che avrebbe riconosciuto la mia voce. Bravo che la paura glielo impedisse. Ci ha risparmiato un disturbo. Ora che ciò è accaduto, ho paura. Non c'è nulla da temere. Diremo la verità raccontando che si è uccisa. Sì.
Di che hai dunque paura? Andiamo laggiù a vederlo. Mrs. Hughes, ho avuto una chiamata urgente e dovrò stare fuori tutto il giorno domani. Oh, dottore, che sciagura. Essa aveva sentito che lei voleva portarla via e ha continuato sempre a minacciare ed uccidersi finché... Ma come? E io impazzirò di dolore. Vogliamo ancora star qui a parlare senza far nulla? Oh, Ralph, ti prego, aspettami. Aspettami, figlio mio. Nurse, vado anch'io con loro. Lei telefoni per un'ambulanza. Sì, dottore. Corri, devi arrivare prima del dottore. Sarà certamente morta. Se non è morta, uccidila. L'accompagno, Mrs. Hughes. Grazie. Sapevo che avrebbe provato a ucciderla. Assassino. Adesso hai finito e penserà la giustizia a punirti come meriti. Ma non capisco. Si è gettata di lassù. No, ho soltanto gettato la mia vestaglia per fingere il suicidio. Poi sono uscita dalla porta segreta. Per fortuna l'abbiamo incontrata. Miriam, Miriam, figlia mia cara, tu sei dunque salva. Sì, infatti è salva e voi siete in arresto. Peters l'abbiamo preso a Londra. Sì? Sì. Io faccio fuoco! No! No! Però mi servirà per la prossima volta che cercherò lavoro. Ti darò io lavoro. La segretaria? Oh, una combinazione tra segretaria, nurse, compagna e poi... Ma è un lavoro da moglie. Beh, che ne dici? Ah, lasciami il tempo almeno di pensarci. Quanto? Oh, circa 5 secondi. 1, 2, 3, 4, cara.